Ciao, benvenute a tutte e a tutte nella mia cucina. Ci troviamo qua oggi perché sto per girare un video tema casalingo, ovvero voglio mostrarvi come io vado a pulire l'argento in modo veramente semplice ed economico, un metodo infallibile per pulire veramente a fondo e lucidare l'argento spendendo pochissimo e con prodotti naturali. Se siete curiose e curiosi di sapere come pulisco l'argento, seguite il video fino alla fine. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vi voglio mostrare cosa serve per pulire l'argento in modo veramente semplice ed economico. Allora, vi basterà una ciotola, io ho questa di vetro, come ne ho altre, voi qualsiasi ciotola abbiate va benissimo, dell'acqua calda che io ho già fatto bollire sul fuoco, un foglio di alluminio, della semplice carta di alluminio che utilizzate in cucina, del bicarbonato, uno spazzolino da denti vecchio, usato, quello che volete, comunque uno spazzolino sicuramente è più utile, e poi uno straccettino. Allora, è molto molto semplice ed è un metodo molto molto efficace. E le cose che io andrò a pulire sono i miei bracciali Pandora, ne ho tre e sono appunto questi, e voglio andarli a lucidare perché, come vedete, forse non sembra, ma hanno perso la loro brillantezza, comunque la loro lucidità. E quindi assolutamente voglio andarli a pulire, sia i bracciali che gli charms, diciamo. Temo un pochino per questo che si apre, ma vabbè, andiamo a vedere come riusciamo a pulirlo. Ecco. Allora, per prima cosa dovete fare? Dopo che avete preparato tutte le cose che vi servono, andate a riempire la vostra ciotola con il foglio di alluminio. In questo modo, vedete, proprio dovete mettere il foglio nella ciotola. Dopodiché andate a mettere la vostra acqua bollente, questa, andate proprio a versarla nella ciotola . Ok, dopodiché andiamo a mettere un po' di bicarbonato, un po' abbondante. Non abbiate paura, perché tanto non fa male, quindi mettetene tranquillamente, e dopodiché andiamo a immergere i nostri bracciali in questo modo. Volevo vedere se riuscivo ad aprire l'altro per togliere quello, il charm lì, ma non riesco. Proviamo, magari si pulisce anche lui. Allora, e mettiamo anche questo. Aggiungiamo ancora un po' di bicarbonato, in questo modo, e lo lasciamo così per circa 5 minuti, il tempo che l'acqua diventi tiepida, quindi da calda calda passi a tiepida, e dia al tempo al bicarbonato di agire. Nel frattempo, non so se riuscite a vedere in video, il bicarbonato sta facendo delle bollicine. Ecco, vedete? Queste bollicine significa che il bicarbonato a contatto con l'acqua molto molto calda sta iniziando ad agire. Quindi adesso lo lasciamo così per un po', tanto non succede nulla, ripeto, vedrete alla fine il risultato che è incredibile, e poi ci rivediamo tra 5 minuti quando l'acqua calda si sarà un pochino intiepidita. Eccoci qua, sono trascorsi circa 5 minuti e adesso andiamo a pulire insieme i nostri bracciali. Allora, cominciamo da questo, che intanto vorrei dirvi, senza che vado a lucidarlo ulteriormente con uno spazzolino, guardate già come luccica. Io la differenza rispetto a prima la noto veramente tanto, cioè è un metodo questo efficacissimo, perché l'acqua calda e il bicarbonato vanno proprio a pulire l'argento, a toglierlo da quella opacità, e se avete argento particolarmente vecchio, comunque particolarmente diciamo che sta a contatto con l'aria, tipo ad esempio le teiere in argento eccetera, che diventano parecchio nere, vedete proprio che il nero si deposita nel fondo della ciotola, rimane sull'alluminio. Veramente è un metodo efficacissimo. Quindi, una volta che è passato il tempo appunto di agire del bicarbonato e dell'acqua, andiamo proprio a lucidarlo con uno spazzolino, che andiamo a inumidire ancora dove c'è acqua e bicarbonato, e andiamo proprio a pulirlo in questo modo.
Io avevo già fatto anche un video proprio specifico su come pulisco appunto i miei bracciali Pandora, ma da quando ho scoperto proprio questo metodo io pulisco tutto l'argento così. Non ho tantissime cose in argento, cioè diciamo a livello di casa ho qualche collanina, magari qualche orecchino, ma come cose di casa non ne ho. E quindi diciamo che spesso la cosa che mi ritrovo più a pulire sono appunto i miei Pandora, perché utilizzo tantissimo e sono appunto in argento 925, quindi hanno comunque bisogno spesso di una manutenzione. Quindi semplicemente passiamo lo spazzolino in questo modo, in modo da proprio pulire bene bene bene, e poi lo posizioniamo nello straccetto. Aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Ok, poi andiamo a prenderne un altro e facciamo la stessa identica cosa, bene sul bracciale, sui charms, specialmente quelli completamente in argento. Tipo questo, questa pallina. E vedrete veramente che il risultato è incredibile e basta acqua calda, che appunto è economicissima, bicarbonato, che anche quello è economico e se lo trovate in offerta veramente costa pochissimo, e il risultato è stra sorprendente. Puliamo anche l'ultimo, che tra l'altro è il più vecchietto, quindi è quello che è sempre più sporco perché ha più anni e comunque è quello che indosso anche più spesso. Quindi proprio va pulito a fondo. Anche perché l'argento è bello quando è pulito, perché è bello luminoso, lucente e fa un altro effetto naturalmente. Ok, una volta che li ho puliti tutti e tre, li metto appunto sul mio straccetto e vado ad asciugarli. Mi tolgo i guanti, procedo con l'asciugatura. Uno per uno, così andiamo ad asciugarli al meglio, perché se rimangono umidi poi rischiate che l'argento torni opaco, perché comunque anche l'acqua, il mare, comunque l'aria non fa benissimo l'argento. L'argento ha bisogno di molta molta cura, anche se l'argento di oggi è trattato, quindi rispetto all'argento di una volta non diventa nero, cioè una volta l'argento diventava proprio nero nero nero, adesso è molto difficile, comunque si scurisce, tende a ossidarsi e ha bisogno comunque di parecchia manutenzione, specialmente in un bijou che comunque è sempre bello averlo lucido, ecco. Ok, guardate già la differenza, cioè guardate come brilla l'argento. Guardate anche questi charms, veramente sembrano nuovi. Veramente basta poco per rinnovare il vostro gioiello in argento, la vostra teiera in argento, il vostro vassoio in argento, qualsiasi cosa in argento voi abbiate, con questo metodo basta veramente pochissimo. Ok, guardate anche questo, come è venuto bene, lucido, vedete proprio la luce come riflette, ecco, mi piace un sacco quando l'argento è così. Guardate anche questo cuoricino, i due sposini, è veramente fantastico. Ora procediamo con l'ultimo. Ok. Tenete conto che io i Pandora, quando ce li ho addosso al mare, tendo a tenerli e non toglierli. Errore mio, ma spesso li ho e quindi comunque poi vanno puliti, perché ora vabbè non si va al mare, ma quest'estate li ho indossati e non li avevo praticamente ancora puliti e necessitavano di una manutenzione. Guardate. Guardate la maglia come riflette,
guardate, meraviglioso. Anche questo charms completamente in argento, la chiusura, guardate, un effetto veramente fantastico. Sono molto molto soddisfatta e ripeto, è un metodo veramente semplice ed economico. Ed eccoci qua, come avete visto è veramente facilissimo pulire l'argento, basta una ciotola, un foglio di alluminio, uno spazzolino o una qualsiasi spugnetta che voi utilizzate per le cose di casa e non per i piatti, uno straccetto dell'acqua calda e del bicarbonato e il gioco è fatto. Come avete visto i miei bracciali sono tornati praticamente nuovi, i bracciali potete pulirci collane, orecchini, anelli in argento, ripeto, cose di casa, forchette, posate, tutto quello che avete in argento va benissimo questo metodo, vi lucida, pulisce l'argento veramente a fondo e ripeto, economicissimo. Io questo bicarbonato qua l'avevo acquistato, pensato al Carrefour, per 99 centesimi e con 99 centesimi vi assicuro che di argento ne pulite per un anno almeno, anche di più, quindi assolutamente economico e non fa male all'ambiente e soprattutto vi rinnova il vostro argento, quindi assolutamente un metodo straconsigliato. E nulla, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, ma soprattutto se vi siete appena iscritte andate ad attivare la campanellina per non perdere quelli che arriveranno in futuro e andate anche a vedere quelli indietro, mi raccomando. E nulla, io vi saluto, vi auguro una buona serata, vi mando un mio solito grosso abbraccio, un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!